Ciao a tutti quelli che si stanno connettendo. Ale, Ale. Ebbene, Franci, direi che possiamo aspettare ancora un minutino, poi cominciamo, visto che hai ricevuto tante domande e c'è pochissimo tempo in realtà. Questo è l'ultimo o ultimo incontro di questo corso, nella misura in cui io vorrei trovare per la prossima lezione, lo sto cercando, un SEO expert, visto che in tanti avete chiesto di parlare di questo aspetto che io non padroneggio bene, per cui sarebbe anche inutile da parte mia cimentarmi, e quindi sto cercando qualcuno che possa essere una fonte di precisazioni molto precise, ecco. E niente, quindi oggi ricominciamo il discorso sui social network, sulla scrittura sui social in particolare, e lo ricominciamo di nuovo con la nostra gentile ospite Francesca Flaminio, che è stata con noi anche nell'incontro precedente, in cui abbiamo parlato appunto del mondo dei social in generale. Ci ha fatto una panoramica molto, molto esaustiva sulla storia e sulla situazione attuale dei mezzi di comunicazione in network. Oggi in particolare funzionerà così. Oggi Francesca avrà quel migliaio e mezzo di domande a cui rispondere, e per lasciarvi la possibilità c'è ovviamente la chat anche qui accanto, quindi se volete porre altre domande io le faccio alla segretaria, quindi nel momento in cui io già ne ho una decina segnate, quindi sono abbastanza, però se ne avete altre da fare segnatele mentre parliamo. E io intanto me le appunto così non deve disturbarsi Francesca a leggerle. Poi parleremo un attimo di una, faremo un piccolo approfondimento entrambe, quindi se Francesca che io sinergicamente su che cosa fare quando si scrivono le caption o i copy sui social network. E va bene. Dopodiché faremo la parte laboratoriale in cui faremo un esempio e ci divertiremo un mondo a immaginare come può scrivere una cosa del genere sui social. Benissimo, quindi direi a questo punto di cominciare, salutando tutti quelli che ormai sono nomi a me ormai cari. Ok, perfetto, chiudi qui, chiudi lì. Buon, perfetto. Allora, cara Francesca, grazie di essere qui per una seconda volta ospite di questo gruppo di lavoro sulla scrittura e sul copywriting. Allora, ripartiamo da una domanda che era rimasta aperta, molto interessante, sull'hate speech. Quindi ti chiedono di nuovo anche via mail, l'hate speech, come ti comporti rispetto a questo fenomeno? Va segnalato? Devi sempre reagire? Meglio non reagire? Come ti poni tu rispetto a questo scenario? In realtà io inizialmente reagivo quando ero più piccolina, sia d'età che sui social principalmente reagivo perché pensavo che fosse il modo adatto per combatterlo. Poi un po' mi sono documentata, un po' ovviamente sono anche cresciuta sia sui social sia d'età e questo conta tanto, anche un anno. E anche il semplice avere la consapevolezza che qualsiasi cosa si dica online, appunto, ha un'effettività anche offline. Quindi, prima di tutto dobbiamo pensare che è una falsa convinzione che quello che si dice resti lì, sommerso dai dati dell'online, appunto, perché non è come l'offline. Nel senso, fin quando noi siamo nella nostra cerchia di amici, per esempio al bar o nel nostro salotto, parlare tra virgolette male di qualcuno è sicuramente più accettabile perché resta in quel contesto. Parlare male di qualcuno online significa che è permanente, resta lì, tutti lo possono vedere, resta scritto. Quindi mi sono resa conto che ci sono dei momenti in cui si può e si deve reagire, ma con testa, in modo anche da dimostrare agli utenti della rete, ai follower, che c'è
una differenza tra l'hater, quindi il flamer, che poi c'è anche da fare la differenza con troll, perché troll è una figura controllata che va a distigare la rete, che conosce i meccanismi della rete. L'hater invece, o il flamer, è appunto colui che vuole aizzare sostanzialmente una lite. Ed è fatto, cioè, l'atteggiamento avviene nel momento in cui si perde la testa, quindi non è fatto in maniera cosciente. Per questo è importante rispondere di testa, pensandoci, in modo da poterlo affrontare e farlo anche in un certo senso ragionare, altrimenti appunto abbiamo a che fare con troll. Senti, ma hai presente dentro di te un esempio di una sagace risposta che hai dato nel tempo, per intenderci, per dare anche un modello anche di come usare l'ironia a volte per potersi proteggere da questo tipo di situazioni che sono frequenti? Allora, ti dico, io in questi casi l'ironia tendo a non utilizzarla in quanto la mia è piuttosto pungente, quindi potrebbe scatenare l'azione contraria, sì, potrebbe essere pentita. E quindi magari in questo caso io la evito perché non è la strategia secondo me migliore con una persona che ha il sangue al cervello sostanzialmente. Parliamo di una persona alla quale si sono chiusi gli occhi e quindi comincia ad attaccare su qualsiasi tipo di questione, gli fa bruciare le mani. Quindi io in questi casi la eviterei. Con il troll invece può essere divertente incominciare a utilizzare magari l'ironia. Quindi per esempio, spesso mi dicono che sono modificata a livello fisico, sia a livello di Photoshop, ma come anche a livello di chirurgia estetica. E io non avrei nessun tipo di problema a dire sì, è vero. E la critica più ricorrente sono le labbra e il sedere. Ultimamente mi hanno detto che avevo le protesi al sedere e di conseguenza io ho condiviso una foto di quando avevo 13 anni e ho detto sì, quando sono nata mamma ha ordinato subito le protesi al sedere. Da lì la cosa un po' si è stemperata. Madonna, vabbè, non commento. E, allora, cerco di tenere orario e domande insieme, idratati perché ne hai bisogno, sarà lunga questa discussione ancora. E dunque, ti chiedono, come stabilisci il rapporto, qui in particolare come influencer, come stabilisci il rapporto con il brand? E qui ti veniva chiesto anche se posso farti una domanda personale, come è stata la prima volta in cui ti è stata proposta una collaborazione emozionale, cioè dal punto di vista emozionale, ecco, diciamo così. Allora, parto subito con la seconda perché è anche parte di come mi approccio ai brand. Nel senso, la mia prima collaborazione l'ho richiesta io, quindi spesso anche le influencer, anche gli influencer possono proporsi con i brand mandando una mail. Dicendo, offrendo praticamente cosa possono fare per appunto i brand. Quindi ho raggiunto i miei primi 1000 follower su Instagram, mando questa mail a questo brand cinese che adesso forse non esiste più. E gli spiego che cosa faccio e che vorrei collaborare con loro in quanto i loro prodotti mi interessano e probabilmente sono in linea con il mio stile, con i miei valori e con la mia rappresentazione. Loro mi rispondono dopo 2 giorni, io felicissima che mi avessero accettato la collaborazione, e mi fanno scegliere degli oggetti dal loro shop con un limite di budget. E nonostante ciò mi inviano in realtà 3 pacchetti più uno al compleanno, quindi io vi lascio immaginare a livello emozionale che cosa ho provato, proprio perché vedevo la cura del brand, nel senso che si erano anche preoccupati di andare a vedere quando fosse il mio compleanno per inviarmi un ulteriore pacchetto che non avrei dovuto sponsorizzare, che non avrei dovuto pubblicizzare, quindi era anche un rapporto umano che si era creato con chi faceva parte del brand.
Mentre per quanto riguarda il rapporto, come si instaura, appunto si può cercare il contatto mail, è preferibile il contatto mail rispetto al direct su Instagram del brand, sia perché saranno pieni i loro direct, sia anche per dare un'impressione anche più professionale, quindi mandare una mail a contatto mail. Se si ha a disposizione inviare un media kit con i dati, con i propri dati, con i propri numeri e proporre ciò che si può offrire al brand, il tipo di pubblicità, anche se magari si è piccoli come numeri, quindi si parla di 1000, 2000 o 5000, c'è sempre un piccolo aggancio per il quale il brand si può interessare a un determinato profilo. Quindi la collaborazione sostanzialmente può nascere così, o anche può nascere per scambi di contatti tra brand e quindi tra agenzie, di conseguenza sarà stesso il brand a contattare e a richiedere direttamente la pubblicità sul vostro profilo. Ma è un rapporto puntuale, cioè rispetto a un brand si mette in contatto con te e stabilisce anche delle tempistiche stagionali, cioè per un tot di tempo, per un anno, vita naturale durante. Dipende, perché ci sono dei brand che magari richiedono collaborazione unica, quindi io ti invio il prodotto, tu lo pubblicizzi, inizia e finisce lì. Oppure io ti invio il prodotto, vediamo come va il post, che cosa cambia effettivamente nel brand, nella vendita o comunque nella pubblicità e il tuo post, e poi possiamo uscire una collaborazione continuativa. Oppure c'è una terza opzione in cui i brand selezionano a monte una determinata rosa di influencer da contattare per collaborare in maniera saltuaria e nel tempo, però, cioè continuativa nel tempo. Quindi, che può essere mensile, può essere settimanale, può essere annuale, bimestrale, quindi poi dipende anche un po' da come è impostata la campagna da parte del brand. Ok, segue domanda più tecnica. Come faccio a verificare l'andamento delle mie campagne? Immagino, Ok, allora presumo, però potrebbe essere anche. sia Facebook che Instagram hanno la sezione Insights, quindi i dati, e da lì è possibile verificare sia i dati non sponsorizzati che quelli sponsorizzati. In realtà entrambi i dati, sia di Facebook che di Instagram, si possono trovare da qualche mese, in realtà direttamente tutti su Facebook, proprio perché Facebook e Instagram appartengono allo stesso padre. Quindi bisogna principalmente valutare quei dati. Sono molto intuitivi anche perché c'è tutto spiegato principalmente a campo, quindi è molto facile seguire e capire anche la leggenda di ogni grafico. In più anche lì c'è l'intuitività che se si è in positivo il numeretto sarà scritto in verde, se si è in negativo il numeretto sarà scritto in rosso. E, inoltre è fondamentale analizzare principalmente tutti i dati in base a quanto si è sponsorizzato, nel senso. Se io pubblico un post e lo sponsorizzo mettendoci su 30 euro e mi porta 200 di conversione, sarà sicuramente positivo. Se ci metto su invece 100 euro e mi porterà i 50 di conversione, in quel caso sarà negativo, ma gli stessi 50 potrebbero essere positivi per i 30 euro. Quindi dipende anche un po' quanto si investe e il tipo di strategia che si adotta nella sponsorizzazione, in quanto non è utile fare una sponsorizzazione fine a se stessa, quindi che va a morire nel tempo, ma sarebbe più utile fare delle sponsorizzazioni cadenzate nel tempo. Infatti la domanda dopo è, se io non ho un budget sufficiente per sponsorizzare tutti i post del mio, in questo caso era un bar, come faccio a scegliere? Cioè, che cosa scelgo di sponsorizzare e che cosa no all'interno delle mie possibilità? Allora, prima di tutto partiamo dal presupposto che non è necessario sponsorizzare tutti i post, ma appunto fare una selezione.
Per dirti, parliamo appunto del bar, è il periodo dell'estate, quindi abbiamo un nuovo cocktail, magari facciamo una sponsorizzata spingendo un post per quanto riguarda questo nuovo cocktail che è estivo, che è fresco. Possiamo anche sponsorizzare magari una storia in questo periodo in realtà vanno di più, proprio perché scorrendo le stories è più facile che possa uscire e possa catturare l'interesse. Però l'importante è non appunto spendere il budget nello sponsorizzare tutti i post indistintamente, ma scegliere un post da sponsorizzare, quindi concentrare appunto il budget su un unico post da spingere per dirti un mese, 2 mesi o anche 3 mesi magari per la stagione. Quindi questo potrebbe aiutare assolutamente per anche l'economia della sponsorship. Certo, la domanda dopo si mette in fila, ma torno indietro soltanto un secondo per una domanda che aggiungo io in questa sede. Come verifico invece l'andamento su TikTok? Come faccio a sapere come sta girando il mio account? TikTok ha come Instagram dei dati insight e ovviamente come Instagram, come Facebook e TikTok su Ninjalytics ci sono gli strumenti per poter analizzare il tuo profilo. Però anche su TikTok abbiamo, oltre ovviamente al numero di views del video che puoi visualizzare solo tu, utente, ma abbiamo anche tutta la scheda Insights dove poter vedere tutti i dati e l'andamento nel tempo. Ok, quindi anche lì compagno. Allora, proseguendo, dicevi, mi riprendo alla risposta che in realtà hai dato prima con la domanda che veniva dopo. Va bene usare le stories anche per le aziende? Quell'esempio Sì. qui non mi ricordo se era una cartiera, una cosa così, c'è cioè una roba, insomma, un'azienda-azienda, magari poco creativa nel nostro immaginario. Quindi cioè, come le usiamo queste stories per le aziende? Beh, per le aziende in realtà sarebbe utile creare dei contenuti grafici ad hoc, quindi pensati proprio per la stories da sponsorizzare e spingere in quella maniera, senza poi magari alimentare il traffico delle stories, perché sarebbe un po' difficile pensare a un tipo di contenuti, a meno che non si sviluppa una vera e propria strategia, quindi ci si siede, si pensa come spingerlo. Però in maniera molto più semplice si possono creare dei contenuti grafici ad hoc per la sponsorizzazione e spingere in questa maniera. Quindi sì, per le aziende anche se fanno carta. Questo lo diciamo da poi. Ecco, Michele ci chiede come sto dietro invece agli aggiornamenti tecnici delle stories, cioè se, chiede se ci sono delle fonti rispetto alle quali, beh, non so se tu ne hai, dove vai a vedere che cosa sta succedendo oltre l'applicazione stessa, chiede se c'è sito esterno di riferimento, non so se esiste, te lo chiedo anche io. Allora, sì, esatto, io principalmente mi rifaccio a ciò che pubblica Instagram, però in linea di massima io seguo molto gli aggiornamenti su Pinterest, quindi cerco su Pinterest immagini che magari rimandino a degli articoli scritti magari anche da ragazze americane, che quindi sono un po' più aggiornate in questo senso. Ho anche spesso e volentieri dei video su YouTube, quando cambia l'algoritmo cerco video su YouTube per capire. Quasi sempre però americani, perché appunto loro sono un po' più aggiornati, Instagram si aggiorna prima rispetto a noi, quindi hanno anche il tempo per poter fare delle ricerche e darmi una spiegazione un po' più chiara su come approcciarmi ai cambiamenti, sia dell'algoritmo, oppure anche delle nuove feature, delle stories, o anche semplicemente come essere un po' più creativi sfruttando semplicemente gli elementi di Instagram, quindi i filtri, oppure le GIF, o tutti i vari elementi che introduce. Sì, ma sono sicura che ne sai un botto e mezzo. Un tuo preferito di adesso a cui ricorri, non so se si può dire un preferito, magari uno che ti ha colpito degli effetti che hai trovato in questi giorni. Ma sai, non lo so, perché in realtà io uso un po' tutto, cioè nel senso non mi intestardisco con una sola opzione, ma in realtà mi piace molto giocare. Prima ero più fissata con la coerenza del tutto uguale, l'avevo forse categorizzato un po' troppo, invece adesso
ho riscoperto la passione per le foto, anche il cambiare, che poi è sempre tutto molto coerente, però mi sento più libera, quindi di poter usare un filtro invece che un altro, o una funzione invece che un'altra, anche per esempio i font che utilizzo nelle stories. Prima utilizzavo sempre il typewriter, quindi la macchina da scrivere, perché mi piaceva e poi una volta che avevo iniziato ad usarlo mi ci sono un po' incastrata, diciamo. Invece adesso ho cominciato a giocare anche con i font e quindi essere un po' più libera anche mentalmente. Ottimo. Domanda dopo. Rispondi a tutti? Immagino che sia per quanto riguarda commenti e persone che interagiscono con te a livello anche magari di risposte alle stories. Sì, ci provo, nel senso che ci sto spesso anche, ci dedico un paio d'ore al giorno per sedermi lì e incominciare a scorrere e vedere tutti i messaggi, i commenti. È difficile, alcuni restano indietro, ma per il semplice fatto che non riesco proprio ad arrivarci, a volte sono talmente tanti, dipende anche dai periodi e da ciò che posto. Che non li vedo più nello scorrimento, quindi a volte vorrei anche, ma non riesco, quindi ci provo. Prima dicevi che la tua prima collaborazione l'hai avuta quando avevi 1000 follower su Instagram, quindi era quello del 2004, più o meno, una cosa di questo tipo, perché per la quantità di follower che hai tu, forse era alcune decenni e decenni fa. Bene. Proseguo con l'ultima, poi lascio, apro, cioè, chat, domande, eccetera. Le quantità ti viene chiesto a livello aziendale più che privato, quanti post, quanti stories, cioè all'interno del mio pad, del mio piano editoriale digitale, quant'è? Troppo, e quant'è troppo poco secondo te a livello di post e di stories? Allora, partendo dal presupposto che su Instagram, come sui social in generale, non c'è una ricetta unica. Ed è questo è quello veramente che dico sempre, perché è così. Perché per ogni audience cambia la necessità. In linea di massima, si può passare da un post al giorno a 2-3 post a settimana. Per le stories in realtà è molto più libera la cosa, anche perché dopo le 24 ore si riazzera tutto, quindi come se si liberassero degli spazi per poter inserire nuovi contenuti. Quindi in linea di massima per le stories completa libertà, perché anzi più mantieni il contatto con gli utenti, più li mantieni aggiornati, più si sentono parte di una community. Per quanto riguarda i post, io direi un massimo di uno al giorno per arrivare a un minimo di 2-3 a settimana. Va bene, allora queste erano tutte le domande che ho segnato rispetto e un po' riassunto perché alcune erano molto simili rispetto a quelle arrivate via mail. Non so, adesso in questo momento chiedo a chi insieme a noi sta partecipando all'incontro di oggi se ci sono ulteriori domande da fare in sede di chat. Sì, intanto io innanzitutto ringrazio te per aver risposto finora, ci mancherebbe altro. Allora, vai, Sofì, che ne hai una. Dici tutto. Se vuoi anche farla a voce, per me non c'è problema. Se non siamo in tantissimi oggi, se ci gestiamo con educazione, credo che possiamo anche tranquillamente parlare a microfono aperto. Ottimo, ciao a tutti. Fa fantastico che riesco a usare il microfono così almeno non scrivo un papiro. La mia domanda riguarda l'ufficio per cui lavoro. L'ufficio per cui lavoro si occupa praticamente di servizi consulenziali alle imprese, alle start-up e ha un approccio, diciamo, focalizzato all'innovazione. E una difficoltà che ho riscontrato, perché di recente ho preso in mano io i canali di questo ufficio, è la comunicazione attraverso Instagram di un qualcosa che non è concreto. Perché comunque la percezione che ho avuto è o comunque un focus su quello che è il tema dell'estetica, su un prodotto, la bellezza, cioè sono comunque qualcosa che si possono toccare, uso questa espressione, quindi qualcosa di concreto. Quando si parla di consulenza ad un'impresa o quando si parla di innovazione, non sono riuscita a trovare dei casi di successo. E quindi la mia domanda era: che consiglio potresti darmi, Francesca? Allora, io credo
credo che a questo punto sia fondamentale puntare sul messaggio, sul valore. Quindi mandare un messaggio che può essere anche con dei contenuti video, in questo caso, proprio perché non sono fotografabili o comunque da quello che ho capito è tutto, non è tangibile ciò che volete trasmettere. Di conseguenza si può partire magari con un racconto, quindi con uno storytelling continuativo. In questo profilo, in modo da poter trasmettere e far capire in maniera chiara il messaggio e quindi che non resti semplicemente una foto bella con una scritta sotto che magari può non interessare perché potrebbe essere lunga, ma magari un racconto e uno storytelling lungo il profilo che può essere anche magari condiviso nelle stories. Quindi potrebbe essere una via questa, quella magari del racconto video. Credo che possa trasmettere il messaggio in maniera molto più forte. Per aggiungerei solo per passare poi alla domanda di Claudia, su questo per esperienza di già visto personale, infografiche. Tanti in quel mondo lì, per quanto riguarda illustrazioni e infografiche, la fanno molto spesso da padrone, a volte anche molto astratte, mi verrebbe da dire, o concettuali, se vogliamo dare loro un altro aggettivo, però mi è capitato di vedere che anche quello che ci sembra meno rappresentabile, forse a livello di immagini semplici, se fatto da un illustratore, se fatto a livello di infografica, assume una sua visualità, diciamo così. Scusa se non parlo italiano, purtroppo oggi. Grazie. Dunque, Grazie a invece, voi. Claudia chiede, consiglieresti dei corsi specifici di marketing barra social media marketing per principianti? Io più che corsi ti consiglierei molto la sperimentazione. Poi internet è pieno di webinar. Io seguivo Hilary Rashford. Lei faceva i webinar su Periscope e io la adoravo e mi ha aiutato tanto, però principalmente la sperimentazione, provare il web è bello principalmente per questo, perché puoi provare e cambiare tanto senza essere costretto da ciò che hai fatto prima e puoi vedere i risultati immediatamente. Sicuramente è un processo più lento, però con la sperimentazione hai dei risultati che è difficile avere con tanto studio. Quindi non ti dico che non bisogna studiare perché appunto io mi ci sono laureata, però principalmente provare e seguire persone che ritieni interessanti. Quindi questa ragazza, appunto, Hilary Rashford, aveva dei webinar gratuiti con dei corsi poi laterali a pagamento. Io i corsi a pagamento non li ho seguiti anche perché erano piuttosto costosi e non potevo permettermeli all'epoca. Però tramite i suoi webinar e i compiti che dava alla fine dei webinar ho imparato delle piccole tecniche, ho stretto dei rapporti con altre persone che partecipavano a questi webinar e così è cresciuta sempre di più sia la sua community ma anche la mia, legati dai interessi comuni. Ottimo. Dunque, ci sono altre domande? Prego. Ci sono altre domande? O possiamo procedere oltre? Allora, Michela dice, tornando alla domanda di Sofia, ci sono certi settori proprio come il suo, per cui anche lo sviluppo di un percorso di storytelling continuativo è abbastanza complicato a sviluppare. Su cosa ti baseresti? Prima di cedere la domanda, mi verrebbe da dire che per creare uno storytelling invalido, che dipende dal settore, ovviamente. Questo è come avviene da buon senso di fare questo tipo di filtro iniziale, però lascio la domanda a Francesca, ci mancherebbe altro. Allora, è sicuramente più complicato, però bisogna in questo caso trovare una chiave giusta. Sicuramente non si può pensare di pubblicare contenuti una volta al giorno, ma magari dei contenuti specifici
che possano colpire quel tipo di target, il tipo di target, in maniera efficace. Quindi, più che la quantità, in generale questa cosa vale sempre, ma nello specifico di questo caso vale ancora di più. Più che la quantità, io punterei molto sulla qualità, sulla forza del messaggio da inviare. Mi soffermerei molto su questo e creerei una comunicazione molto, molto forte. Ma E in linea di massima è meglio. Scusa, prego, ti stavo soltanto aggiungendo un pezzo di domanda. Più linee di storytelling o una sola linea? Beh, lì allora scusa, Sicuramente. ti faccio un attimo da filtro. Dipende Grazie. anche da che tone of voice hai deciso di dare al tuo brand in generale. Quindi tu puoi coniugare, immagino che possiamo trovarci d'accordo io e Francesco su questo, puoi coniugare diverse linee di racconto, sì. Tramite rubriche e controrubriche, ma tutte devono appartenere però a una forma di più alto, di macro storytelling, che deve essere quello che fai intorno alla realtà, alla persona, al brand che stai rappresentando, che quindi ha un tono di voce che deve essere quello, non può cambiare. Se io sono l'azienda Lucia, non posso cambiare tono di voce, posso raccontare aspetti diversi della mia azienda di fazzoletti da naso fatti di ceralacca, ma non posso mai cambiare il mio tono, il mio posizionamento. Per cui prego Franci, scusami, ti ho fatto giusto un attimo di filtering. No, ma è esattamente quello che stavo poi per dire, perché è consigliabile, se il messaggio è complicato, sicuramente seguire un'unica linea di storytelling, anche per semplificare il lavoro e la comprensione. Ma se sei in grado di mantenere la propria identità, è possibile tranquillamente anche seguire più linee di storytelling senza nessun tipo di problema. È ipotizzabile un futuro dove i micro-influencer sono in grado di spodestare i big? Beh, in realtà c'è un piccolo micromondo parallelo, soprattutto su Instagram, dove questo succede. Ci sono dei brand che scelgono volontariamente di collaborare, di lavorare esclusivamente con micro-influencer. Perché? Perché più facili da gestire, perché richiedono un budget minore. E richiedendo un budget minore si può puntare di più a una pubblicità a macchia d'olio, quindi si investe meno budget per più influencer rispetto magari a ingaggiare Chiara Ferragni, che sì, ok, è un grande pubblico, ma poi sarà solamente lei l'unica influencer a poter pubblicizzare, visto il budget probabilmente richiesto. Mentre tanti brand, anche magari prezzo medio lussuoso, cercano di agganciare i micro-influencer per appunto sviluppare una comunicazione a macchia d'olio. Visto che sono i 35, andrei avanti, ma prego, grazie a te Daniele, e direi che Franci, se tu vuoi fare alcune considerazioni, iniziamo quindi ad entrarci invece nell'altra parte di questo discorso, che è la scrittura sui social, e se tu vuoi fare, mi dicevi che avevi degli appunti da condividere con noi, ti lascerei quindi la parola per tornarci su dopo, prego. Perfetto, allora l'altra volta mi ricordo che uno degli argomenti di interesse era come creare la caption perfetta di Instagram. Come primo punto mi ricollegherei proprio a quello che hai detto tu prima, cioè mantenere il tono voice coerente, cioè attirare il proprio pubblico in maniera chiara e diretta. Il tone of voice del marchio è essenzialmente il tono con cui uno si vuole riflettere attraverso i propri contenuti. Quindi l'obiettivo fondamentale è trovare la propria voce e mantenerla. Non bisogna cambiare il modo in cui si parla. Questo non significa che non si possono cambiare linee di storytelling, ma bisogna mantenere coerente il modo in cui si parla, altrimenti si confonderanno i followers. Quindi una volta trovata la propria voce, bisognerà imparare a riteggiarla. Parlavamo anche di quantità. Oltre che dei post, bisogna vedere anche, bisogna anche prestare attenzione alla lunghezza. C'è una lunghezza perfetta? La risposta anche qui è no.
Cioè, ci sono dei tempi per delle caption brevi, ma come c'è anche un tempo per delle caption magari lunghe, scritte a cuore aperto. E in questo caso bisognerebbe cercare di creare un equilibrio. Quindi, questo non significa che ci sono dei profili che hanno solo caption brevi e profili che hanno solo caption lunghe, ma è anche bello giocare con lunghezze diverse. L'unica cosa è importante da ricordare che scrollando verranno visualizzate solo le prime 3 righe. Quindi, se vogliamo che gli utenti facciano clic verso il basso per leggere l'intera didascalia, è importante attirare davvero la loro attenzione nelle prime 3 righe. In più, un suggerimento pro, è importante includere i punti fondamentali nelle prime 3 righe della didascalia, altrimenti verranno persi verso il basso. Perché anche se si decide di aprire la didascalia, l'attenzione potrebbe calare. Dicevamo l'altra volta che la didascalia, come gli hashtag, devono aggiungere valore alla foto. Quindi questo significa che bisogna assicurarsi prima di tutto che la didascalia si riferisca a ciò che stiamo postando. Poi dobbiamo condividere delle parole che saranno utili anche ai nostri lettori, forse ancora di più della foto. E in più, che valore vuoi fornire ai tuoi follower? Quindi bisogna dare loro qualcosa che valga la pena di leggere. Poi direi di passare anche alle emoji. Le emoji sono la parte più divertente, magari perché sono colorate, perché possono cambiare anche il tono, magari di una frase. E quindi possono aggiungere ulteriore valore alle didascalie. Un consiglio che posso dare è quello di non aggiungere le emoji mentre si scrive, ma di scrivere tutta la didascalia e poi aggiungere dalle 2 alle 5 emoji massimo per didascalia in seguito. Questo è fondamentale perché scriviamo davvero tantissimo con i cellulari e spesso il T9, il correttore, ci fa cambiare totalmente il senso della frase. Quindi la questione è grammaticale. La grammatica conta. Va bene magari includere dei termini particolari, magari coniati da noi, per far uscire la nostra personalità, però in linea di massima sarebbe ottimale attenersi alla grammatica, che sia italiana, inglese o di qualsiasi altra lingua in cui vogliamo scrivere. Ritornando a quello che mi era stato detto anche prima, parliamo di umorismo. Ok. In questo caso, nelle proprie didascalie può essere divertente far uscire la propria personalità, magari più che con modi di dire che possono magari non essere compresi, ma con l'umorismo e quindi sperimentare e far magari utilizzare anche riutilizzare delle caption di qualche meme associate a un determinato contenuto fotografico e quindi può riportare al divertimento. In più, come dicevamo anche l'altra volta, verso la fine, gli hashtag sono necessari. Dipende adesso come utilizzarli. Questo dipende sia dal senso che vogliamo dare al nostro hashtag, ma dipende anche dall'algoritmo, da come cambia. Quindi, prima magari era consigliato mettere tutti e 30 gli hashtag utilizzabili magari nel commento sotto la foto, perché poi per far sì che fossero più performanti. Adesso invece è consigliato metterli direttamente in didascalia. C'è anche da fare una differenza, perché ci sono anche degli hashtag che vanno utilizzati direttamente in caption. E io ne consiglierei da un minimo di uno a un massimo di tre, non di più. E poi gli altri per completare i 30, magari più in basso. E alla fine, l'ultimo punto fondamentale direi che è la call to action, la CTA. È importante perché spinge gli utenti a partecipare e dar modo di far parte di una community. Quindi alcuni esempi potrebbero essere tocca 2 volte se o vai e fai clic nel link nella mia bio,
può essere anche semplicemente come va la vostra giornata, che cosa farete oggi. Non per forza bisogna volare di fantasia, inventare domande assurde, ma anche restare nella semplicità per mantenere il contatto. Quindi le call to action sono fondamentali se si vuole far crescere la community. Per quanto riguarda le caption, però, ci sono dei momenti in cui non guardiamo il telefono e non sappiamo cosa scrivere. Magari la foto è perfetta, ci piace, non vediamo l'ora di postarla, ma non esce una caption che possa soddisfare le nostre aspettative. Io in linea di massima mi siedo 10-15 minuti a pensare e in realtà scrivo tutto quello che mi viene in mente, anche cose che poi non posterei, ma in realtà scrivo tutto e poi pian piano torno indietro e vado a rileggere tutto quello che ho scritto e vedo cosa può essere elaborato, cosa può essere utilizzato. Scrivo delle caption che possano essere generiche, quindi adattabili a qualsiasi tipo di contenuto, e scrivo delle caption un po' più pertinenti. E poi invece quando ho delle collaborazioni, di solito lo so prima, quindi ho comunque del tempo prima per realizzare il contenuto, mi dedico esclusivamente alle caption di quel contenuto specifico. Questo mi dà modo di non restare mai senza didascalia e quindi in un certo senso anche di pianificare il tutto. Ovviamente non è sempre tutto pianificato, altrimenti non ci sarebbe il divertimento e scomparirebbe un po' la magia e l'autenticità che promette Instagram. Devo dire che sono d'accordo su tutto, 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 assolutamente, anche alcuni dei punti che mi ero permessa di appuntare su un foglio, rispetto a alcuni anche miei, mai e sempre, coincidono perfettamente. Ne ribadisco giusto alcuni aspetti che però hai già perfettamente centrato, come ad esempio un tema che più volte è emerso all'interno di questi incontri, che è quello della chiarezza. Quindi mi raccomando, non dare per scontato di essere compresi né cercare formule particolarmente ricercate per dire quello che stiamo dicendo. Mai, mai dobbiamo temere la semplicità, sempre, sempre dobbiamo ricercarla perché è la cosa più difficile che ci sia. Ancora, come giustamente dicevi, sottolineo attenzione a quello che stiamo dicendo anche in termini di sensibilità, per cui è un attimo essere fraintesi. Soprattutto questo, come tu dici giustamente, quando si cerca di essere comici. Quindi piuttosto togliamo in comicità per poter essere semplici e arrivare al punto e non rischiare soprattutto di cadere in quelle trappole mortali di autogol giganteschi che succedono anche senza volerlo a volte nella vita, ci mancherebbe altro. Quindi chiarezza, d'accordissimo anche sull'uso delle emoticon, che siano poche, che, se si può, che siano mirate. E infine non potrei essere più d'accordo sul discorso grammaticale e anche ortografico, quindi mi raccomando anche ai cognomi della gente, cioè insomma le sviste sono dietro l'angolo, capitano a tutti, ci mancherebbe, però insomma se possiamo evitarcene due su due, meglio. E che cos'altro? Già, quando tu dicevi giustamente la CTA, ecco, questo in generale come call to action, in particolare nel momento in cui, questo lo dico per chi magari appunto sta parlando a nome di un'azienda. Dobbiamo sempre ricordarci che il nostro scopo finale, se parliamo di aziende, è vendere. Quindi questo deve essere sempre presente all'interno della nostra riflessione. Lo sarà in fase a priori e in sede di strategia. Quindi giustamente questo si specchierà poi nel tono che avremo, nelle cose che diremo. Però tutto sommato, ecco, non dobbiamo mai perdere di vista l'intento finale e ultimo del copywriter. Poi dipende da settore a settore. Dunque. Se non ci sono domande, ci sono ulteriori domande in virtù di questi principi di scrittura da social, casi specifici, dubbi, confessioni private, ammissioni di colpevolezza. Tanto chiudo il mio quadernino. Anzi, devo anche riaprirlo. Allora, direi che potremmo procedere quindi prendendo in esame un caso specifico. Allora, bevo. Dunque, il caso che mi trovo a condividere con voi è il seguente.
Allora, dunque, quello che vi sto mostrando è un'immagine base, è un'immagine base che io e Francesca conosciamo perché ci siamo occupate insieme ai nostri colleghi della comunicazione social di questo brand, per cui ovviamente ne conosciamo anche le asperità. È chiaro, giochiamo in casa, quindi è più facile. Ecco, quello che pensavo in questi giorni è questo. Posto che a volte nella realtà lavorativa dei social network, da parte dei tuoi clienti ti vengono fornite semplicemente delle immagini, non sempre di altissima qualità, questa l'ho presa io da Google, ammetto, non c'entra assolutamente nulla, l'ho fatto proprio per avere il materiale oggi insieme. Però detto questo, è poi complicato a un certo punto riuscire a stabilire a partire da un'immagine di questo tipo, come vedete avete un presumibile margarita e una bottiglia di tequila tradizionale José Cuervo, costruirci una storia intorno. Per questo motivo vi propongo, poi vediamo anche che tipo di reazione si crea tra di voi, se volete, se riuscite, se potete, altrimenti lo rimandiamo a esercizio casalingo, iniziare a buttare giù qualche copy per cercare di accompagnare questa immagine sui social. Quindi mentre chiacchieriamo un po', io e Francesca vi invito, se volete, a segnarvelo su un foglio, intanto iniziare a condividerlo in chat se appunto siete nelle condizioni per farlo. O altrimenti comunque faremo delle considerazioni intorno a questa immagine e va per compito a casa. Dunque, che cosa c'è da dire quando partiamo guardando questa immagine? Mi permetto, Franci, di fare due considerazioni, poi ovviamente ti lascio e più che banco, proprio bancone, in questo caso, di Cuervo. Allora, quali sono le aspettative, quali pro e quali contro? Allora, dal punto di vista dei pro, sicuramente direi che non abbiamo tanti dubbi su che cosa stiamo vendendo, sulle sensazioni a cui è legato questo tipo di prodotto, sulle situazioni in cui lo utilizziamo, eccetera. Ci sono però invece anche delle asperità, ad esempio il fatto che, questo lo sapete benissimo tutti quanti voi, è vietato, non si può assolutamente in sede pubblicitaria promuovere l'uso irresponsabile delle bevande alcoliche. Per questo motivo, ad esempio, sarà assolutamente vietato nella comunicazione social fare riferimento a beviamo, ubriachiamo, ubriachiamoci ovviamente no, ma questo in vostro senso vi guiderà, spero, in questo, ma il riferimento anche velato a fare una brutta balla purtroppo non si può proprio fare. Quindi bisogna avere un tono anche in questo, ma questo vale per tutti, noi abbiamo preso un brand famoso, un brand importante e leader nel settore della tequila, ma potrebbe applicarsi a qualsiasi altro brand di alcolici, l'ironia mai sull'esagerazione della bevuta. Quindi questo è una cosa che dovete tenere presente nel momento in cui scrivete. Che cos'altro ancora? La democristianità, come a volte la definisco io, della comicità, è parte integrante del dialogo con il cliente a volte. Non sempre la battuta più smart, la battuta più interessante, la battuta più intelligente viene né capita dal nostro cliente, perché il mondo è vario, quindi non bisogna pensare che l'umorismo sia sempre lo stesso, né dobbiamo dare per scontato che lui approvi una linea d'azione comico-ironico. Quindi potrebbe desiderare da parte nostra uno sforzo creativo inferiore che lede ovviamente la nostra anima di David Letterman che coviamo internamente, ma così è, quindi c'è poco da discutere, anche perché è lui che paga. Quindi, e questo è sicuramente un fattore. Da qui però bisogna creare una storia. Quando uno si trova di fronte a un'immagine del genere non è più soltanto una bottiglia, un bicchiere. A quel punto lì il mondo intorno ce lo devi creare tu. Quindi il difficile è, posto appunto, necessità di chiarezza. A volte, come vedete, io non vi sto dando un brief globale, cioè non vi sto dicendo con precisione dovete pubblicizzare traditional perché è la festa, oggi è la festa da tequila. No. Perché è così, cioè il compito del social media manager e del copywriter che lo affianca o la persona che incarna questi due ruoli insieme è quello di inventare, trovare, circostanziare l'uso di questo prodotto, metterne in luce un aspetto ancora più nuovo e creare da solo lo storytelling che sta intorno all'immagine che abbiamo di fronte, sempre rispettando, come dicevamo prima, il tone of voice di ogni brand. Scusami, Franci, ho parlato fin troppo, se volevi aggiungere qualche cosa rispetto a queste considerazioni preliminari?
In realtà più o meno hai detto tutto, anzi l'unica cosa che mi sentirei di aggiungere è che da un'immagine così possiamo definirla anche sterile perché non è contestualizzato in nessun tipo di scenario, bisogna tirare fuori un po' di immaginazione, bisogna vendere il fantomatico sogno. Noi in questo caso specifico non dobbiamo vendere il tequila, ma vendiamo il sogno, vendiamo il valore del brand. Quindi mi sentivo giusto di aggiungere questo. Poi penso che più o meno hai ricoperto tutti gli aspetti. E invece tu ne hai sollevato uno fondamentale, si dice il tequila e non la tequila, questa è una scoperta che ha cambiato la mia vita, cioè, dopo, è proprio così, si dice il tequila, sono così, sono messi così. Ecco, allora direi che le informazioni principali le abbiamo date rispetto a queste immagini, non so se tra voi c'è qualcuno che si vuole cimentare buttandosi un po', giusto per fare, se ovvio, se vi va così con leggerezza, e siamo qua. Insieme, se volete buttare giù delle prove già in chat adesso, volentieri, altrimenti le aspettiamo come esercizio. Un minutino di vediamo se c'è qualche ardimentoso, penso si possa dare. Allora. Oppure andiamo tutti a farci un mojito. La mia ipotesi. Allora, Pronto. la Kate ci dice qualità, eleganza e tradizione, tutto ciò di cui hai bisogno. A cui segue spiegazione del brand. Ok, non ci vedo niente di sbagliato. Vorrei chiederti se è possibile, secondo te, trovare qualcosa di un po' più personale, perché nel momento in cui leggo qualità, eleganza, tradizione, di sicuro, però di cosa mi c'è, nel senso, ti spiego, perdona il fatto che io non parlo italiano oggi, è un po' una formula passepartout, soprattutto in Italia la questione della qualità e l'eleganza e la tradizione ce la infilano dappertutto, ovunque, ovunque. Facciamo così, cerchiamo di capire che cosa potrebbe riferirsi solo a Ose Cuervo o ancora di più a Ose Cuervo. Spero di essermi spiegata nel tentativo di darti una dritta in questo senso. Cioè, se io spostassi questo copy, qualità, eleganza, tradizione, tutto ciò di cui hai bisogno, sotto un paio di scarpe col tacco di una famosa ditta fiorentina di scarpe col tacco, non ci distanzeremo poi di troppo. La tradizione è mai stata così fresca. Già, vedi, qua già ci avviciniamo perché mi porti in quel mondo lì. Margherita, freschezza glaciale per dar vita all'estate. Allora, sì, ma siete tantissimi ardimentosi, speravo di no. Quindi, vabbè, a questo Però punto ti lascio. fase 2 e Margherita mi piace. Questo Claudia, il riassunto è anche forse la condizione di tutti, forse? Chiara. Scusate, sto lasciando un attimo la prima cosa che ho bevuto. Claudia ormai sta confessando tutta la verità. Allora, dunque, Mari, Margherita, freschezza glaciale per dar vita all'estate. Perché no? Mi fai un confronto? Poi, finalmente ho già trovato il coraggio, me ne sono andata sbattendo la porta e pronta per la mia nuova vita. È tutto, mi piace molto, è diverso, è forse lungo però. Perché temo che arriviamo oltre le tre righe, però mi piace molto perché prende la cosa proprio in medias res e cominciando con un approccio di storytelling inaspettato. Allora, le tradizioni vanno rispettate? Ni, mi verrebbe da dire, nel senso che mi ci vorrebbe qualcosina in più, qualcosina in più. Avete Sì, prenotato un resta tavolo? sul superficiale, invece sarebbe carino andare un po' più a fondo. Perché avete prenotato un tavolo, secondo me non è sbagliato, Seba, però dovrei poi c'è un pezzetto con cui mi collego a quello che so. Fase 2, c'è chi un tavolo l'ha prenotato sempre, non so se cioè, sto dicendo insieme a voi. Allora, José Cuervo te la canta e te la serve, fredda.
Ma certo, smartphone che costa di meglio di un margarita. Scusate, prendo tempo solo per non. Anzi, Franci, scusa, sto prendendo un sacco di parola. Perdonami. Brutta No, vai. abitudine. Prego, prego, se vuoi dare una letta, sono arrivati almeno 1, 2, 3, 4 da parte di Marco, Marco, Thais e Luca. Crediamo in Sant'Agave e credo non abbia bisogno neanche di commento. Mi inchino alla devozione, famosa devozione. Prego, Franci, se vuoi leggere tu. Di Marco, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, mi piace, perché sembra quasi la dedica ad una donna e quindi è molto, molto personale, molto, molto centrata. Michela, ti aspetto alle 18:30, anche qui resta un po' superficiale, non va nello specifico del tequila. Quindi rischiamo di essere un po' spersonalizzati in questo senso. Io invece sto guardando la 2 di Marco, che Ose Cuervo te la canta te la sera fredda, e questo ce lo dico con molto affetto, Marco, ti assicuro che è proprio, che vabbè, lo sappiamo perché anche tu hai vestito questa maglia, che è proprio una roba tantissimo da copy, il ricorso al gioco di parole che conosci e l'inserimento dentro di un concetto o altro, sfruttando, no? Un contenuto di testo che tutti conoscono, quindi qui mi riconosco con te, mi ritrovo molto, devo dire la verità. È una mia tendenza anche. Tendenza per la quale il mio direttore creativo cerca sempre di impiccarmi, però se è un altro discorso. Fa bene, insomma, nel mio caso. Ecco, allora, se non ci sono altre proposte. Quel Margherita tattico delle 19. Sì. Quel Margherita tattico delle 19, però vedi, ecco già Sofia si lancia in momenti anche di invenzione linguistica con rima, una software. No, dicevo prima, quel Margherita tattico alle 19, devi ricordarti che però tu vendi Cuervo, perché il Margherita lo puoi fare con qualsiasi tequila. Qualsiasi maschile, come si sente, qualsiasi tequila, e invece dobbiamo ricordarci che quello che vendiamo noi è la tequila José Cuervo, per cui di Riffa o di Raffa la protagonista comunque del nostro discorso deve essere lui, il domestico portata di mano, anche, sì, bene, allora, aggiungerei, come stavo dicendo adesso a Seba, qualcosina che mi rimandi però cioè, alla nostra regina. So che sembra ridondante, ci mancherebbe, ma poi col cliente ci parlate poi voi dopo. E vi assicuro che rispetto al tuo, Anna, mi è capitato per esperienza una volta in cui ho fatto una cosa del genere e mi è stato risposto: ma non siamo mica l'ente del turismo del Messico, eh? Cioè, noi vendiamo tequila. E non in questo caso, stavamo parlando di tutt'altro cliente per tutt'altra cosa, però proprio con una cosa, un esempio geografico, mi è stato risposto: non siamo l'ente del turismo. Ed è tutto vero, vi assicuro. È tutto, tutto vero. Allora, invece, per quanto riguarda Sofì, Ose Cuervo, la miglior tequila per il tuo corpo, io sono d'accordo, ci mancherebbe altro, perché il luogo deputato a questo tipo di scherzo, il social, va bene. A volte vedo che ci sono alcuni colleghi, alcuni più grandi di noi, alcuni direttori artistici, che hanno un serio problema di idiosincrasia rispetto alle rime. Potrebbero svenire per molto meno. Per cui ti avverto che un giorno potresti incontrare qualcuno che ti fa la ramanzina perché la rima è banale. L'abbiamo già sentita, fa tanto reclam degli anni 60, io me lo sono sentita dire spesso, quindi ecco, avrai di sicuro però il mio sostegno morale il giorno in cui dovesse succedere questa cosa. Oh, poi è carino anche perché si possono introdurre in questo caso delle emoji a sostegno del gioco di parole e quindi diventa tutto più chiaro, Sì. più definito. Io toglierei la condivisione se posso per rivedervi in volto. Allora, cliccando questo tasto. Ecco. Dunque, Franci, quante robe ti abbiamo chiesto, quante cose hai risposto? Sei stata veramente tanto, tanto gentile e tanto, tanto esaustiva. Direi che appunto, se volete
ripensare a questa caption per quanto riguarda José Cuervo, mi piacerebbe, in virtù appunto anche di questo, mi rendo conto, anche se veloce, esercizio insieme con spunti, approfondimenti, eccetera, eccetera, anche perché richiede tempo. In realtà sembra una cagata a volte scrivere caption e copy in giro, ma richiede tempo, un attimo di riflessione, quindi è giusto che ne abbiate, insomma. Faccio giusto un ultimo appello per quanto riguarda il consiglio delle letture. E io questa volta ho pensato di andare sul classico. Abbiamo spaziato Italia, fuori Italia, eccetera. Io questa volta di nuovo tornerei in Italia e così. Io oggi dispenserei un Italo Calvino senza neanche indugiare troppo. Se dovessi scegliere oggi, direi per una questione di stile, Amori difficili, una serie di racconti molto bella. E insomma, mi permetto di condividere con voi tutti questo ennesimo autore da cui copiare tutto quello che potete. A mani basse proprio, provateci, sarà bellissimo. Quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio te Franci per Grazie a questo te. nono appuntamento insieme e niente. Grazie mille, nonostante la bellissima giornata anche oggi, di aver trovato tempo per riflettere insieme sulla scrittura, social media e varie. Grazie, grazie. Arigato, Franci. Grazie.